capolinea del Pullman 51. Qui c'è un altro canile, vedi qua? Un altro canile rispondo, è privato però. La capolinea 51. Qui. Capolinea 51, la piazza. Poi la mia macchina, vedi la parcheggio lì. Parcheggio qui al mattino, la sera a piedi, sperando che sia possibilità di... Ora da qua sono 5 km, non so, sperando che riesco, qua vedi, andando di là. Ora faccio vedere, Non riesco a tenerli in mano. Se riesco a tenerli in mano. Lo faccio vedere. Fa caldo. Se riesco in qualche modo. Se riesco in qualche modo a farlo vedere la strada. Vedi che caldo che fa. Caldo tremendo. Ora andiamo un po'. Sì. Andiamo. Benzina. Messo 5 euro stamattina. C'è un'altra macchina. Ecco. Girano la piazza. Il capolinea con una mano sola, vado piano piano, vado in su, c'è il capolinea, il personale deve andare di qua dal capolinea a piedi. Dicono il comune che metteranno qualche cosa. Ecco qui. Io sono in macchina, vado qua. Qui la gente cammina, sì, ma chi va a vacanze, ma invece qua camminiamo piano piano, con una mano sola. Anch'io ho camminato una volta, però è dura camminare, e poi ti tocca andare a lavorare, figurati cosa vuol dire andare a piedi qua. Non è uno scherzo, ci sono quei pulmini del comune che si chiama Dream. Fatto che quel comune se ne vada a Pegli, voglio dire alla stazione di Sestri, per le 7:30, prende il personale. Sono 4 persone, però non erano 4 persone, devono andare mica a piedi, queste 4 persone. Allora io chiamo un amico della Iene e lo porto qua. Non è proprio tanto bello, no? Sai cosa vuol dire essere alle 8 lì? Deve essere per forza alle 8 a lavorare. Non è che dici, ma quando arrivi arrivi, no, no. L'orario è alle 8, non quando arrivi arrivi. Ancora noi che siamo tanto arrivati, ce ne vuole ancora, Quando vedrete che c'è la strada, che l'hanno pitturata, l'hanno messo... hanno messo il
calcestruzzo, come si chiama? Hanno messo, vabbè, l'asfalto in strada, con le righe. Questo è la strada per andare al Gazzo, ancora ce ne vuole. Faccio vedere, sperando che riuscite a vedere. Qui la gente vengono a camminare, ma vengono in vacanza, vanno relax, i camminatori. Io ho provato una volta a fare all'andata e ritorno, ero morto, e questo non è nulla ancora, Poi dico a voi, signori del comune, voi che state seduti, voi dite, faccio una fermata in più, siete stanchi morti. Questa è povera gente che devono dire. Questo è importante. Voi dite che metteranno. Quello lì ha detto, mettiamo la navetta, 2 anni fa. Faremo questo, faremo quest'altro. Sì, e allora la navetta, quello è scappato, se ne frega assai. Ciao! Quello lì era quello del canile. Veterinario, come si chiama, Porticane, anche quello poveraccio che li deve portare fino a sopra. Prima era via Damo, era bene. Mi pare che sia anche sottopagato, lo fa gratis, ma vabbè, non lo so di sicuro, se lo fa gratis o no. Qualche volta fanno passaggio a loro, lui si incazza anche perché. Però lui non è che arriva alle 8, lui delle volte arriva alle 9 e poi loro escono, qualcuno esce a mezzogiorno, qualcuno esce alle 5. Bisogna che. Ce n'è ancora, non vi preoccupate, non siamo arrivati ancora. Questa vi dico per qual è la ragione. Allora chiamo l'amico delle Iene, lo facciamo venire e succede casino. Non è giusto però, Il comune ha speso 2 milioni di euro, io non ci capisco, ma non ci credo 2 milioni di euro. Non ci credo perché ecco qua, siamo quasi arrivati. Ora giro di qua. Non ci credo perché quella roba lì è stata presa, chissà come. Perché? Ecco qui, la salita è qua. Ora vado qui. Ho picciolato, bello, vedi com'è bello. Ecco qua, vado su di qua, hanno fatto una bella strada, complimenti ai ragazzi, hanno fatto anche questo affare qui, qua vedi, complimenti, dicono il comune, ma se aspetti il comune, se non fai casino non succede mai niente. E allora faremo, vedremo se ci sono i soldi, e ci sono i soldi, allora che cazzo avete fatto, allora che avete fatto fare la strada, il canile qua sopra, se ci sono i soldi, non pensate che c'è anche il personale che lavora, che crede che tutti hanno la macchina, c'è anche gente senza patente, chi si deve interessare a questo, poi avete fatto un canile che era meglio quello di via Damoli, e poi lascia desiderare qui, quando c'è un po' di alluvione si attappano gli ombrinai, si attappano tutti che sono un buchino piccolino e poi se la prendono col personale perché è allagato, ma è una presa in giro, guarda, poi è stato fatto, invece di farle, ecco vedi, invece di farlo dritto il piano che devono portare i carrelli, il personale, è fatto in salita. E c'hanno un carrello della coppia per portare sul mangiare e c'è una persona sola che lo fa, è duro, tirati su un carrello della coppia, tiratelo su un carrello della coppia col mangiare sopra per i cani, devi tirarlo su, è una donna che lo fa, anche un uomo, è durissimo anche per un uomo, è molto duro perché sai, è fatto in salita. Poi non lo puoi lasciare, che non esiste freni,
devi metterlo in modo che non vada in giù. Poi lo metti di nuovo in posizione come prima, il carrello va ancora su. E poi hanno fatto da un lato un bottone dove si apre il la porticina dove vanno i cani, e se la persona si trova a pulire esterno deve andare di nuovo all'interno, aprire o chiudere la porticina. Sempre dall'interno si chiude e si apre, ma dall'esterno non è stato fatto. Metti i lavori che fanno il comune. Poi ancora, il personale si bagna anche, va bene che si bagnano anche i cani, però si bagnano anche il personale. Dovrebbe mettere una tettoia dei cani molto più lunga, più distante, in modo che anche il personale non si bagni. Si bagna veramente, è una cosa seria. E qui tira vento, in inverno tira vento, tira freddo. Ancora non siamo arrivati, Qui è un posto di neve, qui non è uno scherzo. Il personale qui si rovina, poi sta male il personale. Deve lavorare il personale. Sì, uno ha bisogno di lavorare, ci viene per forza a lavorare. Ecco, vedi, qua è l'entrata, vedi? Che non hanno nemmeno asfaltato là sopra, vedi che non hanno nemmeno asfaltato. Vedi su quelle macchine lì. Lì è l'entrata, vedi? L'entrata di qua, principale. Però io vado dall'entrata altra parte dove c'è il personale che esce. Dove esce il personale? È bella la strada, è meravigliosa, è quello che hanno fatto, sta di brave. Lei non è stato nemmeno asfaltato, va bene. Non ce le costa tanto, va bene. Qui è stato asfaltato fino a un certo punto. Potevano spartarlo, è vero, vi porto. Cioè vedete dove è stato spartato, fino a un certo punto. Ecco qua è l'entrata, vedi, l'entrata è qua, vedi? L'entrata è qui. Qui è l'entrata. Ecco qui il canile. Questo, vedi? Invece spaltare fino laggiù, potevano spaltare quel punto lì che per andare in su? No, non l'hanno voluto spaltare. Se le costava, vabbè. Ha spaltato fino a qui. È bella, la strada. Chi comanda. Ma se le costava spaltare un po' laggiù, come salita. Per andare al canile, fa schifo, ecco qui, qui finisce l'asfalto, in questo punto qua finisce l'asfalto, faccio vedere, ecco qua, qui è finito l'asfalto, ecco qui, gente vanno a passeggiare, e qui va a passeggiare, va bene, ora andiamo a retromarcia. Gente che portano i cani, ci sono anche escrementi per terra, qualcuno ci ha lasciato gli escrementi, ma non tutti, qualcuno mette il sacchetto, qualcuno lo pulisce, no, non è tutti, non tutti quanti. Yeah.